Allora, ragazzi, ciao, siamo ancora da Wacom, abbiamo lasciato le penne e abbiamo preso questo tablet che è davvero particolare. Si chiama Cintiq Hybrid Creative Tablet, un professional, quindi per, soprattutto per i professionisti, questo tipo di prodotto. E la Wacom permette anche di collegarlo come un classico pad da attaccare per esempio ai Mac o ai PC, e quindi ci dà la possibilità di usarlo anche con quei sistemi operativi. Poi, cosa dire, abbiamo quindi questa serie di tasti qui per muoverci sul tablet. Abbiamo la fotocamera anteriore più il sensore di prossimità. Nel lato superiore è liscio, nel lato invece destro abbiamo l'ingresso per la micro SD, abbiamo poi la mini USB, abbiamo un altro ingresso USB e un jack da 3,5 e il tasto di accensione e di spegnimento. Nel lato inferiore non c'è praticamente nulla, nel lato sinistro nemmeno. Posteriormente abbiamo invece lo speaker e questa bella texture metallica che ci dà anche la dimensione di 32 GB, che sarebbe la dimensione della memoria su questo dispositivo. E in più, ecco, scusate, mi stavo scordando, anche la fotocamera posteriore. Quindi andiamo allora a dare un pochino di caratteristiche di questo dispositivo. Abbiamo uno schermo da 13.3 pollici, IPS, TFT, LCD, Full HD. Poi abbiamo un'area attiva, diciamo, con la quale possiamo andare con la penna, e nel frattempo vi introduco anche questa bellissima penna, poi vediamo anche cosa riusciamo a fare con questa penna, di 294x165 mm. Abbiamo montato Android Jelly Bean 4.2, il processore è un Nvidia Quad Core, quindi il Tegra Quad Core, e 2 GB di RAM e, come abbiamo già detto prima, 32 GB di hard disk, con anche la possibilità, come abbiamo già visto, di collegare la micro SD. La batteria ci permette di arrivare intorno alle 50-60 ore di utilizzo, e abbiamo due possibilità: o il sistema operativo Android, che vi ho già detto prima, che è questo qua, oppure c'è un'altra versione che sta uscendo con Windows 8 all'interno, sempre con le stesse più o meno caratteristiche che abbiamo trovato con Android. Ora, cosa si può fare? Quindi tutte le opzioni che abbiamo con Android le possiamo fare, quindi tutte le applicazioni, market, varie cose che noi facciamo con Android le possiamo fare. Più abbiamo una serie di applicazioni che possono essere attivate con la penna. Ne prendiamo una che per farvi vedere, visto che questa è una preview, non possiamo dilungarci troppo, sono tante persone qui con noi, e per farvi vedere giusto come funziona. Praticamente possiamo fare con questa penna, anche in questo caso vedete come io posso fare un tratto più fino e poi andare ad aggiungere più forza per fare, per esempio, magari posso scrivere una parola e poi voglio sottolinearla bene così da ricordarmi quella cosa che ho scritto. Direi quindi che per questa anteprima di questo fantastico tablet di Wacom, ricordiamo, The Professional Hybrid Creative Tablet, è tutto, e direi che ci vediamo alle prossime recensioni. Ringraziamo Wacom, ciao!